Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio di Corpse Party Blood Covered The Pitted Fear. Andiamo subito avanti. Eravamo qui con Satoshi che rientrò da Naomi che stava dormendo in infermeria. Naomi aveva fatto un sogno bellissimo che tutti noi vorremmo che fosse stato reale, però non è stato reale, a parte la parte in cui sei coinvolta. E andiamo avanti. Praticamente Naomi sta dicendo a Satoshi che c'era un mostro in infermeria e che aveva paura che l'attaccasse di nuovo. Sei seria? Mi dispiace molto allora. Non ti preoccupare, ma c'è qualcosa lì dentro, sicuramente. Penso che dovremmo mantenere le distanze. Non ho obiezioni. Naomi, sembri triste. Va tutto bene? Ho sognato Seiko. Oh. Seiko deve aver sofferto molto. Voleva semplicemente che io capissi. Naomi, non lasciare che... Non essere triste di nuovo, diciamo, per favore. Vediamo se in infermeria c'è un punto di salvataggio. Ok, sento un vento di sottofondo, ho paura. Ok, salviamo. Qui. No, perché? Salva, salva. Perfetto. Vediamo se c'è qualcosa. Medicine. C'è il diario qua, però non si può aprire. Qui, un paio di forbici insanguinate. Qui, c'è nulla. Qui, ah, questo l'avevamo già letto. Qui c'è il coso sporco di sangue. Qui c'è la stufa. Sì, ok. Adesso non so più che devo fare. Provo ad andare su. A caso proprio. Ah, qua c'è. C'è un attimo Mayu. Ci fate caso? Qui è chiuso. Sembra che ci sia qualcosa che la blocca dall'altra parte, però. Abbasso un altro po' il volume perché mi sta assordando. Ma ok. Odi tutti i tuoi amici. Alla fine li ucciderai. Le cose, i messaggi proprio belli. Qua ci dovrebbe essere Seiko, però mi pare che sia successa una cosa. Mi pare sempre perché. No, c'è ancora Seiko, raga. Il corpo di Seiko. Che triste. No, Mimo, non piangere anche tu, che per favore io. Ecco. Andiamo via da qua, guarda. Ah, no, qua io volevo entrare in bagno in realtà. No, se possiamo prenderla, portarla in una tomba, per favore, fatela una tomba. Oddio. Che tristezza, raga. Che depressione. Qui è chiuso. 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 E non andare lì, perché ti ha detto di andare lì? Perché? Poi ci sono questi rumori di sottofondo che rendono tutto. Sei correndo tutto così inquietante. Non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno. Non c'è più nessuno. Non c'è più. Guardate, se ci fosse stato Satoshi un po' prima per salvare Seiko nel modo corretto, non come ha fatto Naomi. Cioè, puoi dire. Oddio. Regà. Io Naomi non la odio, ormai non la odio più, però io la accuserei di omicidio colposo perché, cioè, si vede che l'hai fatto apposta e non puoi tirare la gente per il collo cercando di salvarla mentre è impiccata. Cioè, non stai cercando di salvarla, stai cercando di ucciderla. Allora, andiamo qui. Questo l'avevamo già analizzato. Torniamo di sotto e vediamo se troviamo qualcosa. Qui no, sicuramente.
Bravo, faccia al muro, rimaniamo così finché non finisce tutto. O andiamo. No, nella seconda ala non ci possiamo andare, quindi per forza. Aspettate, raga, che io non mi fido per niente. Salva assato. Andiamo qui. Qui, questo l'avevamo letto. Mi pare. Sì. Sì, infatti. Basta. 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 Ok, andiamo qui. Ah, c'era quella cosa che potevamo fare con la classe, praticamente. Ma potevamo farla solo con un'altra persona. Adesso che abbiamo Naomi, possiamo finalmente farla. Allora. Possiamo andare lì a analizzarlo? No? Qui? Però mi devo ricordare. Ok, mi ricordo. Andiamo qui. E qui ci dovrebbe dare, speriamo, l'opzione. Dai, per favore. Ti prego, no, eh. No, col cavolo. Dall'altra parte ancora. Dai, io voglio andare avanti con la trama, per favore, ho già pianto abbastanza. Possiamo analizzare sto coso, per favore? Madonna, che stress, raga. Va bene. Torniamo di nuovo dalla. Cioè, ditemi se questo gioco no, non mi fa impazzire a me. Ah, ecco. Ok, ci aspetta qui per un secondo. Aspettate. Ah, vabbè, non c'è bisogno che. Che glielo diciamo noi dove mettersi, mi sa che ci si mette da sola. Infatti. Naomi, ora prendilo. Ok, l'ho preso. Perfetto. Una chiave alla stanza del custode. Che bel posto. Ben fatto lì. Infatti. Oddio, cosa? Ah, hai scoperto da sola cosa dovevamo fare. Cosa dovevamo fare o qualcosa del genere? In realtà ho dovuto fare qualcosa di simile prima con Seiko. Ah, è vero! È vero, era con lei che l'avevamo fatto. Anche io l'ho fatto, ma con Yuka. Con quello che sta Satoshi non me lo ricordo, però così così. Allora, continuiamo ad andare. La troveremo. So che la troveremo. Ma non possiamo, tipo, chiedere a qualcuno di farci risorgere Seiko, perché non è possibile. Ok, ha salvato lo stato. Perché io non mi fido di della stanza del custode. Cioè, ditemi se non vi sembra spaventoso. Ok, c'è il rumore della TV. Usiamo la chiave del custode. Perfetto. Chi ha spento le luci? Proprio grandissimo. Perfetto, stupendo. Cosa sta succedendo? Perché è così freddo? Qualcosa puzza davvero. Ed è buio questo qui. Puoi trovare un interruttore da qualche parte? Proverò. L'ho trovato. Grazie. Puzza davvero qui dentro e non è solamente muffa, eh? Probabilmente no. È strano. Cosa? Ah, nulla. Oh, Naomi, non farci incazzare, eh? Cioè, se non vi fa incazzare la gente quando inizia un discorso e tu vuoi saperne di più perché ormai sei una regina del gossip e loro. Si fermano e non ve lo dicono. Dicono, ah, oh, nulla! Cioè, è come un déjà vu. Posso giurare di aver visto prima questa stanza. Ebbene.
Spero non ci siano jumpscare perché io non sono pronta. Qui non c'è nulla. No. No, vabbè, è successo qualcosa. Fermi tutti, io salvo. Scusatemi, ho paura. C'è un quaderno che ho scritto registro della guardia notturna. Level Lios Elementary. Boh. È mezzo cancellato. Ah, ci sono. È una lista di nomi. Però sono can mezzi cancellati. Va bene, praticamente è un l'apertura ad armadio. Ah no, è un armadio con la porta Fusuma che sarebbe le porte a scorrimento, quelle che si afferra la maniglia e lo scorri verso destra e sinistra, non lo so. Qualcosa. C'è qualcosa di strano su questo a proposito di questo armadio. Ok, c'è un registratore. Cosa ci fa qualcosa di così moderno in un posto come questo? Forse appartiene a qualcuno che è stato portato qui come noi. Sì, ha senso. Sfortunatamente non possiamo accendere la TV e non ha perché sono finite le batterie. Ok, è apparso qualcosa lì. Ah, ok, dice che ha la sensazione che questa porta non dovrebbe essere aperta. Va bene, allora salviamo un attimo di nuovo, scusatemi, e leggiamo questo. C'è un giornalino qui con una pubblicazione chiamata Strano ma vero, storie dell'occulto. Possiamo leggerlo. Strano ma vero, storie dell'occulto. Ricerche su il passato nascosto della scuola maledetta di Kochibiki. Parliamo un altro po' di Yoshikazu Yanagihori, l'amato figlio del preside della scuola. Ok, praticamente è un istruttore che manteneva sempre parola, diciamo, fede ai suoi doveri. Ma poi si ammalò e poco a poco cominciò a perdere la testa. Anche se le cause della sua malattia sono sconosciute, praticamente il professore cominciò a tornare ad uno stadio praticamente di un bambino. Cominciò a portare una bambola con sé tutto il tempo. Il suo comportamento durante le lezioni cominciò a degradare. Ah, praticamente mentre faceva lezione, cominciava tipo a fare dei versi strani, così così. Mesi prima dell'incidente del rapimento e omicidio, Yoshikazu raggiunse un punto in cui non poteva più comunicare i suoi pensieri. Anche se poteva ancora capire gli altri, diventò incapace di formare delle parole senza concentrarsi. Yoshikazu Yanagihori fu arrestato per rapimento, omicidio e dissecrazione dei morti.
Ma date le sue condizioni mentali, non fu mai capace di confessare questi crimini. E infatti fu tutto, cioè fu presa in parola la testimonianza della sola sopravvissuta, Sachiko Shinozaki, di 7 anni. Ok, chi praticamente ha visto il giornale può ricordare Sachiko come la ragazzina con il vestito rosso. È difficile non provare empatia per qualcuno così giovane, forzato a vedere altri bambini della sua età essere uccisi uno per uno. E certamente se trovassi la signora Shinozaki per farle un'intervista ci sarebbero delle preoccupazioni nello scavare in ricordi così dolorosi. Ok, praticamente dice a questo punto sarà un'adulta dato che sono passati 10 anni. Ok. Ragazzi, io direi di concludere questo episodio prima che succeda qualsiasi altra cosa. Ferma Yumi, per favore. Io non lo so perché vado un po' di fretta. Quindi ci vediamo nel prossimo episodio. Spero che vi sia piaciuto. Lasciate un like, un commento se vi è piaciuto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.